Caro Dave, prima di passare ed intervistare la festeggiata, io volevo intervistare un attimino questa bella ragazza che ha la come non sei l'unica, mamma mia che bella, è una bellissima compagnia e dà vita, perché quando vedi una persona che ha il cocomero davanti è una cosa più bella che ci possa essere qua in questa meravigliosa serata che ho di Nonato. Conosciamo la bambina, ciao bambina, come ti chiami? Francesca. Francesca, sai che hai perso un orecchio? Sì, tiriamolo su. Senti Francesca, sai già se maschio o femmina? Femmina. Femmina, nome? Anna. Anna, mamma mia. E papà? Roberto. Eh? Roberto. Roberto, ma che bello. Un applauso, ma lo fate un applauso. L'altra mammina la intervistiamo magari dopo, perché caro Dave, cari amici che avete donato, la coniglietta principe di questa bella compagnia si chiama? Monica. Monica, non Tonica, Monica, segnate. E anche lei è incinta? No. Ti sposi per? Per? Soldi no? No, no. Centimetri neanche? No. Come si chiama lui? Antonio. Antonio, senti, ti presento il nostro cagnolino. Ecco qua, questo non sporca, prendilo a guinzaglio. Ti può interessare? No. Non sporca, dai. Al pelo corto, senti come scodinzola. Non ti può interessare. Niente, non interessa. Tu arrivi da? Lecco, lontanissimo, mamma mia, Monica. Monica, senti, Dave, seguimi, perché abbiamo un'altra mammina qua con noi. Mamma mia, che bello. Qual è la mammina? Dov'è la mammina che ha nascosto la pancia? Dov'è la mammina? Eccola qua, scusami. No, no. Non c'è. Oh, eccola qua. Mamma mia. Anche questa è femmina? No, maschio. Maschio. Leonardo. Tu ti chiami? Alice. All'eco c'è aria buona. Veramente, si semina molto bene. Il papà come si chiama? Cesare. Cesare papà, e lui invece si chiamava? Roberto. E il suo futuro marito? Antonio. Da questa bella compagnia di Lecco, mamma mia. Mi fermo qua, posso mettere la testa? Pagami dopo. Per il momento di DJ Carlone e tutte le nostre amiche è tutto. Grazie e buona serata. Ciao.